10, versetto 16. Accompagnatemi con la lettura. Ecco, io manderò un gran numero di pescatori a pescarli, dice l'Eterno, e poi manderò un gran numero di cacciatori che li cacceranno da ogni monte, da ogni collina e da ogni fessura della terra. Il Signore sta cercando pescatori. Possiamo mettere per favore la... Il Signore sta cercando pescatori. Come noi, cioè quella è una mano con un piccolo pesce. Come pescheremo questo pesce? Se dobbiamo andare a pescare e dobbiamo pescare questo pesce, come lo peschiamo? Guardate, lassù, c'è là un piccolo, come si chiama quell'istrumento? Amo. Posso pescare con un amo di questo tamaño, questo pesce piccolo? Se io vado a pescare, so tutto su quel pesce piccolo e dopo metto, dico adesso per pescarlo meglio, metto un amo di questo tamaño. Di questa dimensione lo pescherò? No. Perché? Perché il pesce è troppo piccolo. Sì, ma perché? Pensiamo alla opera missionaria, perché? Non è attraente per lui, altro perché? Non è attraente, dicevo. Non è l'istrumento giusto. Perché non è? Perché non è l'istrumento giusto. Io vado a pescare un piccolo pesce con un grande. Ah, quindi non è l'istrumento adatto per lui. Vediamo. Funziona? Sì, funziona. Mamma mia. Chi è questo qua? Squalo. Se io vado a pescare un squalo, sapete come si pesca lo squalo? Io sono cresciuto in famiglia di pescatori e in famiglia di cacciatori. E quindi quando io ero bambino dell'età di loro, noi ci andavamo a pescare e a cacciare, questa era la nostra vita. E noi bambini, come noi insegniamo ai bambini qua a venire in chiesa, a stare nel raduno, i miei zii, perché i miei genitori non erano cacciatori, i miei zii erano tutti zii e cugini, loro cacciavano, loro andavano in pesca, erano professionisti, avevano fatto un trofeo, come si dice? Un trofeo di questo tamaño, così, di questa grandezza, così grande, che c'era il nome del mio nonno e della mia nonna, uno più grande così e il nome del nonno, molto familiare. Di uno un po' più piccolo il nome della nonna, c'era il nome della nonna, con un pesce grande e un altro pesce il del nonno. Quello che durante una settimana di caccia e pesca riusciva a prendere il più grande, veniva con il più grande pesce o animale, si portava via il trofeo del nonno. E il secondo si portava via il trofeo. E c'era anche per i bambini. C'era il trofeo piccoli per i bambini, noi della famiglia. Prendevamo un pullman grande. Affittavamo un pullman grande. Affittavano loro, io andavo con loro. E andavamo una settimana in campagna dove c'era un fiume grande. Mi ricordo il nome del fiume, si chiama Paraná, un fiume Paraná,
E mi ricordo che noi eravamo tre nati proprio per la famiglia, per tutti i nostri familiari, a essere addiestrati, allenati, addiestrati a pescare. E io in quel tempo ho imparato ogni tipo di metodo di pescare, piccoli, grandi. Come si pesca le squalo? Sapete come si pesca le squalo? Con l'arpione. Come? Con l'arpione. Con l'arpione, mamma mia. Tu pescareste con l'arpione, tu? Di un squalo grande, quelli... Conoscete più o meno quanto c'è un squalo? Di grande? 6 metri. Un 6 metri. Viene un 6 metri, tu vieni con l'arpione, gli dai un'arpionata, sarebbe? Arpionata. Le dai un'arpionata e cosa fai lui? E lo prendi, no? Aiuta Marco. Aiuta Giordano, vieni. E quando sta lì, allora lo mettiamo, perché con l'arpione, se tu lo prendi con l'arpione, allora cosa fai? Lo devi mettere dove? In barca. Devi mettere in barca, e quando lo metti in barca cosa fa? Lui si mangia l'arpione e ti mangia te, e con l'arpione fa... Certo? Le squalo ha una sola forma di... La gabbia. Di pescato. Sarebbe pescato o cacciato? Sì, cacciato. Pescato, perché è un pesce, no? Una sola forma di pescato. Chi la sa? Chi la conosce? Io la conosco. Se la sa qualcuno, che la dica qualcuno. Una sola forma. Farlo stancare. Come? Farlo stancare. Farlo stancare, se no ti mangia. Sapete come si fa? Si va con la... Mila, vuoi dire qualcosa? Magari te l'ho raccontato una volta, no? Ah, se l'ho raccontato. Ti mettono un pezzo di carne dietro la barca e il squalo viene dietro. Intanto lo fanno stancare e dopo lo prendono. E si passa un'altra barca con un altro pezzo di carne e lui si va. Quindi no. Loro fanno così. Mettono un amo del tamagno che a lui gli sta bene. Certo, mettereste uno piccolino come il piccolo pesce di prima? No! E se tu metti uno piccolino così per il pesce di prima, cosa succede? Va solento con lui. Ma si mette uno apposta, di accordo al tipo di pesce che tu vuoi pescare. E per pescare un squalo ci vuole uno abbastanza grande. Quando lui viene con un pezzo di carne di un altro pesce, lui viene... Si mangia quello, lui rimane attaccato lì, e sapete cosa fa la barca dove sta? La barca dove sta c'è un rotolo con una corda e basta abbastanza, ma lunghissima, non voglio dire la quantità di metri perché non mi ricordo, ma lunghissima, e loro sganciano, tac, e lasciano lui, perché lui rimane. Come diventa lui? Una bestia, già è una bestia, diventa nervosissimo, prende quello e va via. Dove scappa? Qual è l'habitat di lui? In profondità. E in alto mare. Quindi lui non va verso la spiaggia, va verso l'alto mare. E che fa la barca, quella barca con il motore fuori di bordo? Fuori bordo. Accende i motori e va dietro di lui. Se tu vuoi cacciare uno di quello, lo deve continuare con lui fino a accompagnare, fino a che lui si stanca. Quando lui finisce tutto il suo glucosio del sangue, quando lui non c'ha più energia, lui rimane come un... E puoi dare anche delle schiaffi, non c'ha più forza, perché questo animale è capace di arrivare all'ultimo momento di energia con il desiderio di scappare, di salvarsi. E allora tu vai, i pescatori entrano dentro, lo possono prendere e le mettono le reti e poi lo mettono dentro e lì lo ammazzano e via. La rana. Come si caccia la rana? Perché abbiamo parlato di pescatori, abbiamo parlato di cacciatori. Dice il Signore Geremia capitolo 16, versetto 16, che diceva? Io manderò che cosa?
pescatori e comanderò il gran numero dei pescatori a pescarli. E dice l'Eterno, e manderò un gran numero di cacciatori. Non ho sentito, un gran numero di cacciatori, di cacciatori per cacciarli, non in ogni monte, in ogni collina, in ogni fissure della terra. Quindi adesso la rana, io ho messo lì quelli che ho cacciato io quando ero bambino. Poi voi magari avete altre esperienze. Noi dovevamo cacciare la rana perché per andare a pescare c'erano diversi tipi di pesci in questo fiume che si chiamava Paranà, che solo si pescava con rana. Se tu le mettevi un'altra cosa, cioè questo è buonissimo, lui verrà, non viene, lo guarda e va via. Solo si caccia con rana, si pesca con rana. Allora, qual è il primo lavoro se tu devi pescare un pesce con una rana? Qual è il tuo primo lavoro? Andare a cacciare la rana. Chi sa come si caccia una rana? Facilmente. C'ha due forme per cacciare una rana. Io che ero cacciatore di rana professionale, professionista, quando ero bambino della età di loro, come quello di ieri, del Brasile, della Fonto. Ah, ecco. Come Alex, così, come Giosuè, di questa età, come Ricky. Io andavo da solo a cacciare le rane, ma rane che noi avevamo bisogno erano rane di questo tamaño. Non rane così piccoli. Rane di questo tamaño. Come si caccia una rana di questo tamaño? Con un sasso, dice Alex qua, con un sasso. Pum. Sapete che queste rane sono velocissime? Sono velocissime, se tu vai e ti avvicini lì, adesso la tengo, sparita. Prima cosa, la rana si caccia di sera, non si caccia di giorno. Perché la rana di giorno è quasi difficilissima di cacciare. Caccerai una, può darsi qualcuno ha cacciato rana? Sì, magari hai cacciato una, due, ma devi cacciare 100 o 200 per andare a pescare, tu devi sapere cosa fare, perché sennò caccerai una, tornerai e andrai a fare un grande viaggio con un pullman, portando tutta la famiglia con una sola rana, tutta la famiglia si ride di te. Quindi erano 100-200 rane che dovevamo cacciare. Allora andavamo di notte proprio, con i fari di questo tamaño, un faro così di questo tamaño, ognuno con il suo faro, spento il faro. Quando tu ti avvicinavi, vedi che la rana le brilla gli occhi con la luna, perché non è qualche giorno che tu la cacci, è il giorno di luna piena, quando lei esce a mettere a desovare, a deporre le uova, allora tu le vedi che l'occhio brilla con la luna e tu accendi la luce, il faro, e la rana rimane così. E poi darle gli schiaffi, se vuoi. La prendi così, la metti dentro un sacco e la porti via. C'è un'altra forma, ma adesso non parlerò di altra forma. Come si caccia questo qua? Sapete che cosa è questo? Canarino. Come? Canarino. Canarino. Perché io ho messo canarino e non ho messo altri uccelli? Anche se io ho cacciato diversi tipi di uccelli quando ero bambino, avevo allevamento con altri amici miei, allevamento al nostro livello, no? Avevamo 30, 40, 50 e li vendevamo. Li vendevamo. Questo era il nostro lavoro. Andavamo in campagna a cacciare questi. Perché non dico un altro uccello? Perché gli altri uccelli non costavano nulla, non guadagnavi soldi. Noi andavamo a cacciare questi qua per guadagnare soldi, perché questi qua sono. Questi qua cantano come una meraviglia. Allora tu questi li puoi vendere. Come si caccia questo qua? Non si caccia come qualsiasi uccellino. Qualsiasi uccello tu li metti, diciamo, li spari con qualche cosa lì e. Io sto parlando quando ero bambino, certo che sono
La caccia è violenta, oggi non ci interessa nulla, ma sto mettendo perché il Signore che cosa ha detto qua? Io manderò pescatori, manderò cacciatori, quindi dobbiamo capire che cosa sta dicendo. Questi uccellini non si cacciano comunemente, perché loro non si avvicinano mai a te, sono i più intelligenti tra altri che sono molto intelligenti, ma questi sono uno dei più intelligenti, che loro non si avvicinano a te, ti guardano di lontano e tu puoi preparare ogni tipo di trappola, lui non viene, ti guarda e manca che rida, perché lui non esce, non scende dove tu. E come si fa? Un giorno prima della caccia si fa rumore, allora loro vanno via tutti, degli alberi, di tutti, in quella zona dove vai a cacciare, si fa rumore. E poi i bambini, noi di nostra età, salivamo sugli alberi e mettevamo una, si chiama pega pega in spagnolo, una cola nel rame, una cola di qua, di qua, di qua, ma tutte le rame così con cola, una, due, tre. L'altro giorno rimanevamo seduti così guardandoli. Loro venivano, non c'era più rumore, venivano e cosa succedeva? Si incollavano lì e poi tu salivi sull'albero e li prendevi così alla gaiola, alla gabbia, via. E dopo a cantare a casa di qualcuno. E ti cantava anche la tasca. Perché quelli non li cacciava qualcuno, qualsiasi. L'ultimo! Mi sembra che l'ultimo, sì, l'ultimo. Che cosa è questo qua? Un'anguilla. Una morena, un'anguilla. Come si pesca l'anguilla? Chi sa pescare un'anguilla? Un'anguilla che ce l'ha più o meno 150-170 volte. La scosa. Quindi tu vai lì, secondo Alex, che già è morto due volte per andare a cacciare, no? Perché? Le ha buttato le pietre alla rana, la rana è andata via, lui non mangia, muore. E adesso che ha fatto? Adesso che ha fatto? Adesso va all'anguilla e la prende. 170 volte, nascosa, rimane secco lì Alex. Come? Come? Li prende con i guanti. I guanti non... cioè, proteggono della scosa. Anche Prisca. Via Prisca. Siamo rimasti, guarda, il Signore ha mandato tanti cacciatori, siamo rimasti con pochi. Perché? Siete andati a cacciare l'anguilla come? Senza un strumento adeguato. Ah, allora Federico sa come cacciare l'anguilla. Dai Federico, dimmi. Ti fai morsicare il dito. Ok. Tu mi hai sentito una volta dire questo, no? Tu mi hai sentito, no? Mi sembrava strano, perché cacciare anguilla non è... pescare anguilla non è una cosa... Sapete come si fa? Federico se lo racconta, io se l'ho raccontato una volta. Come fa? Le stanno dentro dei forte, buchi, forte, forte. Dei buchi dei nascondigli. Aspetta. Vediamo se ha imparato. Le anguille si nascondono nelle lontane. Si deve mettere il dito all'entrata della lontana. Loro morsicano il dito, però non si staccano più. Allora tu vuoi tirare fuori così. L'unico posto dove l'anguilla, grazie. L'unico posto dove l'anguilla non ce l'ha voltaggio, le scose, dove non dà le scose è nella bocca. Allora tu, l'anguilla si mette nella riva del fiume, non so come si dice questa parte. Letto. Nel letto del fiume, e lei fa una tana lì dentro e si mette lì dietro, così fa. E va dietro e si mette dentro e lascerà. La testa, solo gli occhi fuori, perché quando passa qualcuno lei
mangia, entra dentro di nuovo. Come fai te? Metti la testa dentro del fiume, no? Un po' di aria devi prendere, se no via. E metti la testa, guardi dentro dove sta la tana, infili il dito dentro, lei viene, non ce l'ha denti, lei viene, mette la mano, tu fai così, senza sforzo, perché lei fa una, come una ventosa, e lei esce da sola. Lei esce da sola e non dà le cose, perché quando lei esce non capisce niente, sta dura. Tu la metti lì dentro e poi di lì c'è un piccolo strumento che se le spara e lei sente e cade, apre la bocca, cade dentro della borsa, via. Abbiamo cacciato l'anghina. Il metodo di Gesù. Come si chiamava questo incontro nostro, questo ultimo incontro? La chiesa che il metodo missionario. Un potente metodo missionario. Tu non puoi, noi non possiamo pescare e non possiamo cacciare alla gente come il Signore ci ha mandato se non conosciamo gli strumenti che dobbiamo usare per ogni tipo di persona. Non sono tutti uguali. In Africa non caccerai come qua, in Italia non caccerai come in Sud America, in Sud America non caccerai come in Germania, in Germania non caccerai come la settimana prossima nella isola di Malta. Dobbiamo imparare a usare diversi metodi e diversi strumenti missionari. Fratelli, Gesù ha detto, Matteo capitolo 4 versetto 18, io vi farò, non ho sentito, io vi farò pescatori di uomini. Che vuol dire questo qua? Che dobbiamo imparare un metodo che possa adattarsi alle persone, al tipo di persona, al tipo di pesce che andiamo a pescare. Io vi farò dei cacciatori. Il metodo di Gesù. Io ho preparato questo materiale per la scuola missionaria in Croazia. Questo fine mese avremo un seminario di opera missionaria nella salute in Croazia e con gli alunni della scuola, e voglio leggere soltanto una riga così di una delle cose che impareremo con i ragazzi di là, che voglio condividere con voi questo testo. È solo una riga e poi non leggo più di qua. Il materiale si chiama così: risorse naturopatici per la opera medico-missionaria. Questo sarà un seminario di una settimana. E il testo che ho scelto per voi si trova in Consigli sulla salute, pagina 505, e dice così: se desideriamo, mi sembra che ce l'ho, che l'ho tradotto, che sta qua, vediamo, ah, è qua. Solo veloce. Ah, ecco, io di qua non si vede molto bene. Se desideriamo, io ho fatto la traduzione veloce 5 minuti fa, così se c'era qualche errore lo capirai. Se desideriamo elevare il modello morale nei paesi nei quali possiamo essere chiamati ad entrare, dobbiamo cominciare con che cosa?
con le abitudini delle persone. Consiglio sulla salute 505, la sorella guarda. Se desideriamo entrare in un paese e avere esito missionario, con cosa dobbiamo cominciare, dice lo spirito della profezia? Cambiando le abitudini della gente. Perciò l'unico metodo, entro tanti altri metodi, che avrà un effetto immediato, altri metodi hanno effetti, hanno anche degli effetti, sono buonissimi, ma l'effetto immediato è cominciare a cambiare le abitudini delle persone. Se desideriamo avere esito nel nostro lavoro missionario, in cacciare e pescare, dobbiamo cominciare in qualsiasi paese del mondo. Perché dice qualsiasi paese del mondo? Se io ho detto prima, in Africa non si caccia come qua, in America non si caccia come in Germania. Perché in qualsiasi paese del mondo, se desideriamo avere esito, c'è una sola... c'è un solo amo. Qui dice, in qualsiasi paese tu puoi pescare con questo amo. Sia grande sia piccolo il pesce. Perché c'è una base per tutti, e voglio vedere questa base con voi velocemente. Non c'è un altro metodo più efficace che quello di Gesù. Primo, vediamo tutti i metodi e poi li ripassiamo. Primo metodo, io ho fatto questo nelle chiese già, ma io ho pensato, mi hanno dato questo tema. Che potrò parlare con i fratelli? Io parlo di quello che ho nel cuore, è l'unica cosa che so fare nella opera missionaria, è questa. Io non so fare altre cose, quindi perciò, per questo che deve venire un altro a fare altre cose nuove. Io so fare questo solo, e mi ha fatto sempre piacere vedere le chiese trionfare quando applicano questo metodo, perché non è mio, di chi è? Primo, Gesù si mescolava con la gente. Secondo, ragazzi, chi legge? Veloce. Dai. Gesù mostrava simpatia per loro. Tre, chi legge? Gesù si preoccupava per loro, per le loro necessità pratiche. Quarto, Gesù guadagnava la loro fiducia. Quinto, Gesù allora estendeva le vite. Vai anche. Gesù allora estendeva le vite. Primo, Gesù si mescolava con la gente. Se tu usi questo metodo, non avrai mai nessuna caccia o pesca che viene dicendo non ho pescato da niente. Se noi facciamo i congressi per noi stessi, non pescheremo mai nulla. Se noi facciamo le conferenze per noi stessi, se noi facciamo i nostri raduni del sabato per noi stessi, se noi facciamo le chiese per noi stessi, nella settimana non funziona la chiesa, quando la chiesa in settimana dovrebbe essere un centro missionario, dove io ho un medico che dà le consulte gratuite, o uno che sa fare col computer, io aiuto i ragazzi che stanno studiando il computer, li metto lì e faccio appoggio. Qualcuno che anda male in matematica, abbiamo un professore di matematica, li mettiamo lì, tu ce l'hai un'ora alla settimana? Sì, ce l'ho. Allora tu lavori nella chiesa, che giorno? Mercoledì. Ok, mettiamo il mercoledì per lavorare. Gesù si mescolava con la gente. Due, Gesù mostrava simpatia per loro. Cioè, quindi tu puoi dire, allora mettiamo ogni tipo di lavoro da fare, però se tu non sei simpatico, la gente non vuole gente che non è simpatica. Ah, ma io non sono simpatico, ma nella chiesa non siamo tutti uguali. E quindi, tra 10 fratelli quanti simpatici sono? Ci sono? 1, 2, 3, 5. Allora quegli altri 5, perché a me non mi avete scelto?
perché te non hai questo dono. Tu hai un altro? Un altro dono. Non è il tuo dono stare nella porta e sorridere a tutti. Ma ci sono persone che anche se tu gli calpesti il piede, lui sorride. Certo? È come il cane. Al cane tu, quando viene così con la coda, gli muove, gli dai un calcio, il cane fa così e ti guarda di là di lontano, e se tu gli fai, lui come fa? Di nuovo, contento. E gli dice, vieni, vieni. E lui viene di nuovo, perché? Perché lui non ha problemi con te, è simpatico. E quindi la simpatia, tu puoi avere un grande metodo missionario, però dobbiamo scegliere la persona giusta per il posto. Non metterai una persona per ricevere la gente della chiesa che sia uno che sta sempre serio, no? Io per esempio Marinello non lo metterò nella porta della chiesa. Sta Marinello qua? Io nella porta non lo metterò, però lo metterò qua dicendo silenzio e tutti come rimangono? In silenzio. Ma io allora metto là davanti a Davita a ricevere tutti e poi la metto qua a dire silenzio. Chi fa silenzio con Davita? Nessuno. Ma quelli che entrano e le danno una mano a Davita, entrano e si siedono qua contenti. Però qua silenzio, dice Davita, tutti fanno rumore. Perché non ha il dono di la, ognuno ha il suo posto. Quindi Gesù mostrava simpatia. Quelli che hanno simpatia. È venuto Marinelle, che abbiamo trovato posto già. Quindi, come ho detto di lui, lo dico di tutti, ognuno ha il suo dono. Ognuno ha il suo dono. Gesù mostrava simpatia con le persone. E uno dice, no, io non sono simpatico, non posso fare niente nella chiesa. No, io devo avere la capacità, come i pescatori. Sapete come fanno i pescatori? Il pescatore che è bravo, che ha pazienza. Io c'avevo un zio che passava tutta la notte così, con l'occhio aperto così, e sentiva quando il... Ma io dormivo tutta la notte. L'altro giorno mi svegliavo e mio zio già stava con il pesce in la mano. Però chi aveva armato la canna era un altro zio che era bravissimo. Lui non era bravo a metterla nel posto giusto, lasciava l'altro e quello rimaneva tutta la notte aspettando. Se mi mettevano a me a aspettare tutta la notte, come pescavamo qualcosa? Ognuno ha il suo dono. A me mi hanno messo nell'ospedale naturista quando io lavoravo a fare il notturno. Si dice così? A fare il turno di notte. Un giorno è morto un fratello nell'ospedale, è andato lì poverino, è morto. E tutti al mattino una rivoluzione tremenda per vedere perché, come è morto, chi era, chi è stato con lui, chi non è stato, come ha detto. E io ero il responsabile di stare con lui vicino. Ma io avevo un sogno da morire, ero giovane, 25 anni. Ho cercato di... ho detto, ma che fa questo fratello, sta così, non c'è nessuno. Sono le due, mi ho messo sotto il letto di lui e ho dormito anche io. Quando mi sono svegliato tutto il mondo era lì, io non sapevo se esco o non esco. Che se esco mi vedono che io... Allora, ognuno di noi... E si mettevano un altro fratello lì che sa passare tutta la notte di sveglio, io non riesco, io mi addormento alle 11, alle 12, non servo più niente. Ognuno al suo dono. Gesù si preoccupava per le loro necessità pratiche. Tu puoi fare tutto quello che abbiamo detto, ma se tu non hai capito qual è la sua necessità pratica, che sarebbe la necessità pratica? Quello che ha detto, lì viene della mano, entra il contatto, perché qualcuno può dire, lui sta parlando di salute, non sto parlando di salute, io sto parlando della rete del Vangelo. Qui che dipartimento entrerebbe perfettamente? L'assistenza sociale. L'assistenza sociale, la salute non c'entra più niente qua.
assistenza sociale per darle da mangiare, per vestirli, per pulirli, per assistirli, per ogni cosa. Certo? Qui in che dipartimento potrebbe entrare? Come? Sì, che dipartimento della Chiesa potrebbe mostrare simpatia a loro? Il diacono e la scuola del sabato. Una scuola ben organizzata, simpatica, che riceve le persone con gioia e allegrezza, può fare molta differenza nel pescare. Immaginate le persone quando entrano nelle nostre chiese, che nessuno le dà una mano. Devono entrare e devono vedere dove mi siedo, dove c'è un posto. Loro già hanno riguardo, vengono con a chi troverò, chi, e nessuno gli dà una parola di allegrezza, ma sono tutti per dargli un abbraccio e portarlo, siediti qua, guarda, e portarlo a fianco di uno che sa che gli starà vicino, perché tu lo puoi portare con gioia, lo porti, lo metti lì davanti e lo metti davanti a un fratello che sta così duro e non gli dici una parola, non gli scambi una parola, non gli dà la lezione, lo vede che non c'è lezione, no? E quindi è tutto un mestiere. Di chi impariamo questo mestiere? Gesù. Di Cristo. Quarto passo, poi il quinto e via. Gesù guadagnava la loro fiducia. Come possiamo guadagnare la fiducia della gente? Quando tu sei un vero, quando tu vivi la tua, quando tu vivi all'altezza del tuo messaggio, della tua conoscenza, allora loro avranno fiducia in te. Quando tu già hai fatto il primo passo e il secondo, tu puoi guadagnare la fiducia. Non può saltare l'escalino. Vado dal primo al terzo. Quando tu già sei stato simpatico con lui, quando tu già ti sei mescolato con lui, quando lui vede che tu non hai niente di, non gli voglio rubare niente, non vuoi presentarmi nessuna religione strana a quella che lui crede, quando loro capiscono che tu stai nella vita loro e sei entrato nella loro vita, quasi per casualità loro credono questo, ma tu stai pescando. Loro penseranno che tu sei entrato nella loro vita per casualità. Io ho trovato questo in un raduno di salute. Adesso tu sei nella loro sala, nel loro salotto, seduto, studiando la Bibbia con loro. Come sei arrivato lì dentro? Come sei arrivato a dargli una letteratura che loro leggeranno? Quando loro credano, perché il pescatore non le dice mai al pesce che lo pescherà. Se no cosa fa il pesce? Il pesce scappa. Il canario, se tu gli mostri che vai su a mettere la coda, lui non viene mai. Perché noi spaventavamo tutti i canari per un giorno? Perché se loro vedevano noi sugli alberi, loro non tornavano più. Molto intelligenti questi animali. E quindi loro non si rendono conto che tu li stai pescando, ma quando vogliono scappare stanno dentro della rete. Che cosa è la rete? La scuola del sabato si unisce con il dipartimento di giovani, il dipartimento di giovani si unisce con l'assistenza sociale si unisce con il medico, la salute, l'aria, e così cacciamo in rete. Se non lo caccia quello, chi lo caccia? Quell'altro. Così guadagniamo la loro fiducia. La persona non si rende conto che tu sei entrato a casa sua. L'ultimo. Gesù allora che faceva? Non prima. No, io il primo giorno già gli ho portato, fratello,
li ho portato a una persona che conoscevo la scuola, la lezione di scuola del sabato. Può darsi che tra 10 uno te l'accetta, 9 la lasciano dimenticata. Ma se tu vai nei passi, quando lui ha fiducia in te, lui vede che te sei una persona simpatica, e se non sei tu il simpatico, il dipartimento di simpatia. E se tu non sei buono per dare cibo o per andare a stare con loro, con i poveri, perché non sei buono, allora lascia gli altri che sono buoni in quest'area e vedrai che si fa un poco ognuno. Questo è un strumento, un potente strumento. La domanda mia è: qual è il potente strumento? Io ho messo come titolo un potente strumento missionario. Qualcuno ha pensato, fratello Abel parla di salute e quindi il potente strumento missionario è la salute. Vorrei domandarvi a voi: qual è il potente strumento missionario? La rete del Vangelo. Non è la salute. È la salute? Insieme a tutti gli altri. Con la? L'assistenza sociale. E perché diciamo mettiamo prima la salute? L'assistenza sociale, la scuola del sabato, il dipartimento dei giovani. Questo è il potente strumento missionario. La? La rete che si arma dentro della Chiesa. Allora la domanda è: perché io ho messo la salute prima? E qua dice che se vogliamo avere esito in qualsiasi paese dove entriamo a lavorare, l'esito verrà quando cambi l'abitudine della gente, quindi con la salute. Perché questo è il primo a entrare, non il più importante, sino il primo a entrare, ad entrare. Perché? Come si chiama questo? La salute come si chiama? Amo, perché questo è l'amo adatto per ogni persona. Nessuno rifiuta. La persona viene, si avvicina, e il tema della salute si adatta a qualsiasi pesce: grande, piccolo, buono, brutto, bello. Si adatta, perché quando il pesce viene, il metodo della salute si adatta: si fa piccolino, si è piccolino, si fa grande, si è grande. Si è un squalo, lui si adatta. Si è una balena, questo uomo è una balena, lui si adatta. E così è un grande strumento missionario, un potente strumento missionario. Che il Signore benedica la Chiesa in Italia. Se abbiamo di salvare le persone, non cerchiamo altri metodi che non siano compatibili con il metodo di Gesù. Tutti i metodi che sono compatibili con il metodo di Gesù, con questo qua, che ha dei passi, guadagnare la fiducia della gente, essere simpatico con loro. Se tu vai in Egitto, no, gli egiziani sono difficili, sono persone con simpatia, tu rompe tutte le barriere. Se tu vai in Africa, la gente vuole simpatia. Se tu vai nella Cina comunista, la gente è uguale in tutto il mondo, perché Dio le ha creato uguale. Hanno bisogno di simpatia, di amicizia, di fiducia, e che tu ti mescoli con loro. Perché se siamo riformisti tra le mura, cioè io e la mia famiglia e basta, non potremo guadagnare nessuno. Perché i pesci si pescano dove? Nell'acqua, nel mare, dove sta la gente. Mare è? Popoli. I cacciatori, gli inviatori cacciatori dove? E non i? Come dice qua? Inviarò i cacciatori? Che si cercheranno non i monte, e non i colina, e non i fissuri della terra. Amen.